Konami più veloce. No. Speed Duel, una modalità bellissima che però non potevo provare da solo, perché qua c'è Joy Wheeler e Yugi. Muto. Però non dovevi dirla questa, dovevi lasciare. No, e infatti sono qui con, giro l'inquadratura, si vedono i piedi, perfetto. Belli. Con il nostro maestro di Yugi, che però non sa come si gioca Speed Duel. Quello che vedete qua è attualmente in vendita su eBay. A quanto? Tutto quanto? Ah, va bene. Quindi tu non sai cos'è lo Speed Duel? Dovrei ricordarmi qualcosa, perché era anche un'app, se non mi sbaglio c'era l'app dove potevi giocare con lo Speed Duel. Ah, però... Allora sì, allora i life, i wine points, i life points sono 4000. Ci sono 3 zone carta mostro, 3 zone magia trappola. Non c'è la main phase 2. Ah, inoltre, cosa che non tutti sanno, le carte, adesso tanto lo spacchettiamo, le carte di Speed Duel si possono giocare sia in Speed Duel che nel gioco normale. Okay. Le carte normali non si possono giocare in Speed Duel. Bene, guarda che bella inquadratura, stupendo. Tanto al solito ringraziamo Konami per questa gentile concessione. Due deck, quanti sono? Sono 8 deck. 8 deck? Duel. 8 carte secret rare, di cui 2 fisse sono Mago Nero e Slifer. Come Slifer? Non c'è una carta la famosa, di Joy. La famosa carta di Joy, Slifer, ah, okay, il drago del cielo. E poi ci sono 20 carte abilità, che sono un'altra cosa che non ti ho detto. Ah, sì, no, no, me lo ricordo. Che dovrebbero mimare, in teoria, gli effetti dei giocatori. Quello me lo ricordo. Rispondete sempre al telefono. E non era Konami. No, Konami ancora non mi vuole chiamare. Così, guarda. Ma c'è il Mago Nero, quello di Arcana. È il Mago Nero. Ma che cos'è questo? L'antitaccheggio. Questo è... il pacchetto con le 8 secret. Oh, ce l'abbiamo. Qua sono tutto quello che ti serve per fare, per ultimo, per fare un party pazzo con gli amici. Mago Nero comune è la cosa più triste che io abbia mai visto. Sì, perché invece il Drago Nero occhi rossi tutta la mia vita. Questo è un mazzo, no? Questo sono mischiati, e c'è, dovrebbe esserci lì una deck list giornata. Ah, cioè, guarda che cazzo è, andranno a essere un po' più grandi. Vabbè, il deck del Mago Nero, il deck di Griffith, Garfield, il Cavaliere di Ferro, Palesemente ispirato a... Berserk. Bravo. Vabbè, sì. Non lo so, in realtà l'ho inventato, però secondo me ci sta. Abbiamo primo deck di Yugi, secondo di Joy, terzo di Joy, che in realtà qua dice Mago Tsunami. Ok, sì, perché è il deck quello dell'acqua. Poi Brukido Aga con il deck di insetti. Ah, c'è anche buona sorella. Brukido Aga, ma non penso proprio, perché questo è con, non mi ricordo come si chiama in italiano, ma si chiama Esper nel manga. Ed è Espa roba, ecco, che ti vende la roba, era. Ah, c'è anche Ginzo. No, vabbè, se c'è Ginzo. Quindi... se c'è Ginzo comune, io mi sento male. Ray Hunter con Dragonero occhi rossi, Golem ingranaggio, la fortezza vivente, il gol. Non riconosco questo mazzo. Arcana con il Mago Nero, quello di questa versione qua. E il burattinaio, che tecnicamente è quello di Slider. Grazie Konami per aver celebrato. Chiaramente ringraziamo sempre lo sponsor. No. Grazie. Le carte abilità ti aiuteranno a vincere il duello. Come si usano? Non sei obbligato a utilizzare carte abilità, ma se lo fai selezioni esattamente una carta abilità prima di ogni duello. Durante il duello puoi attivare la tua carta abilità girandola a faccia in su. È come questa. Uè! Questa l'hai aperta. Questa era come questa. Questi sono i pacchetti dei succhi. Che mazzo è questo? Questo è quello mago, quello dei maghi, questo. Ok, quindi ci sono fusioni, eccetera. Deck grandissimo, due maghi neri, un deck. Due maghi neri. Deck grandissimo, due maghi neri. E ho chiesto come mai sono così luccicanti e brillanti. Perché speed, devono scorrere bene, le Speed Duel. Non mi sento di dire che questa sia la vera. Aspetta che ti zoomo bene, un attimo. Very much importante. Il mago fascista. Ok, proprio lui. Questo lo sapevamo che c'era. Slyferone, Garfield. Garfield, il cavaliere di ferro. Non so, raggio qua. Notturno, ma che raggio è? Raggio notturno. Lui. E la regina degli insetti. Insetto regina, ce ne dovrebbe essere un'altra. E il drago nero occhi rossi, così possiamo Godo. Mettere quello bello. Madonna, che spadaccino de fuoco. E invece, è parassita. Adesso dobbiamo fare l'imbustatura. Dobbiamo dividere i mazzi intanto, perché... Ok, Mago Nero e poi Chousai. Mi finisce con Rinnovamento Oscuro? Sì. 2000 years
later. In questo sono carte in più che vengono date, dovrebbero essere fisse, puoi utilizzare o per fare un party bellissimo in cui chiami 8 amici, 7 amici se puoi giocare anche te, più un mazzo, fate un torneo pazzo richiamando quello di Yu-Gi-Oh, scommettendovi l'anima, quello che vi pare a voi. Sì. Oppure puoi anche farti il tuo mazzo di Speed Duel con tutte le carte Speed Duel in circolazione e andare a fare i tornei che mamma Konami, ciao mamma, grazie, ha organizzato per te. Non è vero, non li fa. Non li fa più. A questo punto scegli il tuo mazzo. Lo scegliamo a caso il mazzo. Lo scegliamo a caso il mazzo. E ora li dobbiamo imbustare. Per chi comincia, uno. Ah, giusto, col numero vuoi fare. Fallimento critico. 7. Io attacco Kiko, il distruttore di spettri. E posiziono una carta coperta. Se facciamo finta che non so, 15 anni probabilmente. Hai attivato la mia carta trappola! Prendo un mostro dal tuo terreno, uno dal mio. Li mando al cimitero. Ok. Sia il mio che il tuo. Poi prendo un mostro incantatore di tipo oscurità dal mio deck o cimitero. E lo evo. Non ci sono limitazioni di sorta. Bene. E quindi mo c'hai qui. Copro una carta. E finisco. Non posso fare altro. Se hai pescato un mostro alle 5 hai vinto. Gioco, attacco mago nero. Distruggo tutte le carte magia e trappola controllate dal mio avversario se controllo un mago nero. Bello! C'ho il monaco anarchico Ranshin. È finita. Talismano dei cazzi ritti e forti. Ma perché c'hai coso? Adesso sì. Ah, ok. Allora quindi non puoi attivare le magie. Ma porca puttana. Oh mio Dio, non ci posso credere! Ti è entrata? Attivo, evoco respingi melma. Ok. Durante la main phase posso attivare l'effetto, evoco due segna melma e non posso evocare niente tranne carte divinità celeste o divinità bestia. Sì. Sacrifico tre carte. Ed evoco Slifer, no, il drago del cielo. Quante carte hai in mano? 2 e 3. C'è niente. Ok. Pesco, godo, 1000 coltelli. Oh, che se ho mago nero posso distruggerti un mostro. Non posso rispondere. No. Sipario magico nero. Cos'è? Con metà dei miei life points posso evocare un mago nero dal deck. Ce la posso fare, ce la posso. Stai a 2 e 4. Sì. Io sacrifico un mago nero. Quello da 2000. Anch'io. Ed evochi un mago nero fatto bene. Evoco un altro mago nero. Ne evoco un terzo. Diritto di nascita. Quindi, attacco. Ma che sei Gaiba, oh! Con 7500. Ma io volevo gelati segna mostro, è la mia strategia definitiva! Check grandissimo, 2 maghi neri! Da 6 facce, e fino alla fine del turno i miei mostri guadagnano il risultato del 2%. Alexa, tira un dado a 6 facce. Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Ho lanciato un dado a 6 facce ed ho ottenuto 2. 2? Complimenti. Con la balena attacco questo. Ha! Tutti i mostri tipo macchina vengono distrutti. Va bene. Carica del pesce abissale. Che è? Offro in tributo un pesce. E distruggo una carta sul terreno. Come pesce a pesce. No, Fabio, che questa se ne va a fare no, in culo. No, ai. Una sola carta. Io devo credere nel cuore delle carte. Devo credere nel cuore delle carte tantissimo. Io ho questo in mano e può succedere la magia. Allora. Cuore delle carte, cuore delle carte. Non ci credo! Il cuore delle carte! Pa, pa, pa. Cioè ti giuro, non ci posso credere. Che si è rigrafato Speed Duel? Sì, non l'ho mai visto, no. Fai così, faccio un ciò. Ma che coattata. Per ora la tier list è. Allora, Mago Nero era al secondo posto. Sì, Joy potentissimo. Questi sono quelli che hanno vinto. Questo ultimo proprio. Qual schifo è Brughiel? Il Rare Hunter. Pesca e basta, non c'ha una finisher. È come se quando da bambino nulla. Facevi i mazzi a cazzo. C'è Ginzo che secondo me è leggermente superiore, però. Quindi, così. Non lo so. Tier S questi. Sì, sì. In tier A il coso. Ma secondo me anche Yugi sta in tier A. Anche Yugi può stare in tier A. Era molto buono, soprattutto quello con la combo con break. Ma il resto proprio D bassa. Il resto non c'ha, cioè, proprio D bassa per non dargli E o F. Sì. Dico, dai. Dacci la tua opinione come se fosse per il tuo bellissimo canale YouTube. Ciao, Dem. Amici di Franco. Boh, è figo. Cioè, nel senso, secondo me ci sta. Alla fine costerà 40 euro, una cosa del genere. Poi lo metti in sovraimpressione. 30 circa, prezzo consigliato. 30 euro. 30 prezzo consigliato. Ma è ottimo, c'hai 8 mazze, sì, è più che ottimo come prezzo. E lo stavamo dicendo prima, controllando i valori delle carte secret che si possono trovare all'interno nel dei pacchetti. Caso in cui esattamente. Rivende, stanno a
un minimo di 2 euro. Questa per esempio sta intorno agli 8, il mago nero sarebbe valso 12 circa. E niente, compratelo. Grazie Konami ancora una volta, se volete vedere altri video di altri giochi di carte dovete scrivere qui sotto. E invece se volete vedere video di manga e anime, adesso stiamo lavorando un po' anche sulla parte di manga, il canale è Dem, non fatelo. C'era anche chiocciola Dem 14, non so come mai te l'ha messo così. Non lo so perché quelli so è YouTube.